Allora, cara Silvia, ovviamente passiamo dalla cultura, dalle bellezze architettoniche e museali italiane, dobbiamo parlare anche di mobilità sostenibile. La pianura padana, quindi l'Emilia in particolare, hanno sofferto, te lo dice un lombardo che nella pianura padana ci sta pure, di questi problemi di natura ambientale, di inquinamento. Siamo tra le zone più inquinate al mondo, purtroppo, ahi noi. Nel decreto rilancio, cara Silvia, abbiamo inserito alcune norme. Quello che ti volevo chiedere, tu sei una nostra portavoce in Consiglio regionale Emilia-Romagna, che cosa in più e oltre o insieme si sta facendo a favore della mobilità sostenibile? Sì, guarda Danilo, intanto tocchiamo, come hai detto benissimo tu, un tasto dolente, ovviamente per il bacino padano e quindi anche per l'Emilia-Romagna. Però io voglio citare intanto alcuni dati rispetto a degli studi che sono stati fatti per spiegare anche l'importanza, no, dei nostri provvedimenti, perché spesso quando si parla, per esempio, di sostenibilità ambientale sembra sempre che lo si faccia in maniera ideologica. In realtà non è così. E nella nostra regione, forse qui più che altrove ci siamo chiesti come mai il virus ha colpito in maniera così virulenta. E alcuni studi ce lo spiegano. A marzo, a metà marzo, è uscito uno studio che ha messo in correlazione, pensate, il Covid con l'inquinamento ambientale. Hanno ipotizzato, avendo trovato delle parti di RNA del virus sul particolato, che il Covid facesse da carrier, cioè da vettore per la diffusione del virus. Quelle che erano ipotesi sono diventate uno studio vero e proprio, quindi ormai è una certezza, rispetto a delle ricerche che sono uscite esattamente la settimana scorsa, sempre fatte dall'Università di Bologna, che a livello statistico hanno analizzato che all'aumentare delle polveri sottili è aumentata la diffusione del virus. Loro hanno parlato, questi ricercatori, di correlazione spaventosa. Allora, è chiaro che rispetto a questo anche le attività umane, no, hanno un impatto. E questo anche ce lo dice uno studio fatto dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con le regioni del bacino padano e le agenzie per l'ambiente, quindi le ARPA, uno studio che è stato finanziato dall'Unione Europea. Non è uno studio indipendente, però ci dice delle cose importanti, perché loro hanno preso il mese di marzo, che è stato il mese, no, di lockdown, dove noi eravamo chiusi in casa, le auto non circolavano, le imprese non producevano e c'è stato un calo, pensate, del 40% degli ossidi di azoto, significa automobili a diesel, un meno 15% delle PM, quindi del particolato. Questo, diciamo, il PM non è calato così tanto perché ovviamente, essendo chiusi in casa, è aumentato e sono aumentati i consumi di riscaldamento e allevamento e agricoltura hanno continuato a produrre e quindi a produrre anche i propri effetti. E allora questa è in qualche modo, come dire, la dimostrazione plastica, no? Che noi stessi siamo i fautori, no, del nostro destino. E allora è necessario fare qualcosa adesso. Il governo lo sta facendo con i super ecobonus, con gli incentivi alla micromobilità. La regione deve fare anche lei la propria parte. Allora, quello che stiamo facendo qui, noi non ci siamo insediati da tantissimo, ci siamo insediati il 28 di febbraio, quindi in piena pandemia ed è stato tutto più difficile. Però le nostre richieste, ogni volta che c'è la possibilità, è che vadano, che siano orientate alla sostenibilità ambientale. E il primo provvedimento che è arrivato in aula, che è un progetto di legge che prevedeva fondi, risorse a fondo perduto per le imprese del turismo, ne abbiamo parlato prima, è stato un settore veramente molto colpito per la nostra regione. E allora noi lì abbiamo presentato un ordine del giorno, e così usciranno i bandi. Che prevedeva, che chiedeva alla Giunta di prevedere dei criteri premiali per quelle imprese che presentavano progetti, tra virgolette, green, quindi ambientalmente sostenibili, energeticamente sostenibili, quindi una riqualificazione anche delle nostre imprese, anche dell'offerta turistica. Questo è particolarmente importante perché davvero abbiamo una occasione e non dobbiamo sprecarla, cioè abbiamo L'occasione è un'occasione. questa, cara Silvia, se è questa, se Assolutamente non sì, la cogliamo dopo assolutamente aver sì. sofferto così tanto da un virus che ha ammazzato decine di migliaia di concittadini italiani,
non penso che troveremo altro momento in cui fare questa rivoluzione green. Non dimentichiamo, ricordiamolo sempre, che tra le tante misure c'è il bonus biciclette, monopattini elettrici. Bravissimo. Fino a 500 euro, mi pare il 60% del valore. Una cosa anche lì, io quando incontro per strada mi fermo, me lo dicono, ho comprato la bicicletta e ho ricevuto in mano, e appena c'è il decreto attuativo, il sito, sul sito del Ministero dell'Ambiente, posso metterlo dentro e mi danno 500 euro, cavoli se siamo contenti che abbiamo dato una mano anche a un settore come importante come questo. Ti dico una cosa, qui in Emilia Romagna, ma immagino anche in tutta Italia, si cominciano a vedere un sacco di monopattini in giro, un sacco di persone con la bicicletta elettrica, è veramente un piacere, c'è una grande richiesta di questi mezzi, e anche a questo proposito abbiamo presentato una risoluzione che poi è stata approvata per chiedere che vengano potenziate anche le piste ciclabili, naturalmente, perché questi utenti sono utenti, tra virgolette, deboli, che devono assolutamente girare e circolare in sicurezza. Se pensate che nel mese di maggio, vi do così un dato per capire, ci sono stati 170 incidenti solo nella provincia di Bologna, è chiaro che insomma bisogna agire anche da questo punto di vista. E poi il paese veloce, l'ultima cosa velocissima, gli incentivi alle auto elettriche, importantissimo. Voi avete fatto un grande lavoro a livello nazionale, avete rifinanziato il fondo per passare alle auto sostenibili. Ora è importante che la regione faccia la propria parte, perché il settore delle auto elettriche è ancora un settore che non è accessibile a diverse fasce di popolazione, diciamo che costicchiano ancora abbastanza le auto elettriche. Allora la regione deve, secondo me è quasi obbligatorio che faccia la propria parte mettendo a disposizione ulteriori risorse che si vadano a sommare a quelle nazionali, proprio per rendere accessibili a più persone possibili il cambio dell'auto, e quindi ad accedere anche all'auto elettrica per i motivi di cui sopra. Quindi, per tornare al discorso del Covid, e chiudo, se è vero che probabilmente noi faremo fatica a prevedere un ulteriore, se ci sarà o meno un'ulteriore ricaduta, o se in futuro si ripresenteranno fenomeni del genere, però la cosa che possiamo fare è sicuramente agire in prevenzione. La politica deve fare questo, deve fare quello che stiamo facendo noi, cioè fare scelte lungimiranti. E Silvia continua a lottare, a spremere, a cercare di convincere Bonaccini, che appena è stato eletto presidente della regione, a fare quella cosa giusta, perché le risorse le regioni le hanno. E l'aveva promesso anche in campagna elettorale, quello delle auto elettriche, quindi da lì non molleremo. E neanche noi ci dimenticheremo di questo. Grazie mille, ragazzi. Grazie. Ciao. Grazie mille.